Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, Duel Links. E finalmente ragazzi, eccoci qui che vi porto sul mio canale questo fantastico gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! Come ben sappiate, chi mi conosce bene, io tempo fa avevo portato tantissimi video di Yu-Gi-Oh! Sul mio canale e quindi vorrei proporvi una nuova serie sul mio canale con Link Evolution. Questo è un nuovo formato di gioco. Diciamo che è sempre lo stesso, però cambia qualcosina sulle carte Link, che poi vedremo insieme perché devo ancora impararlo, però questo ne approfondiremo più avanti. Allora ragazzi, prima di iniziare vi ricordo di attivare la campanellina per non perdere nuovi video sul mio canale e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Un'altra cosa, il deck l'ho già modificato, non utilizzerò il deck della storia che fa veramente... Quel pomeriggio Yugi e i suoi amici andarono nel negozio del nonno. Yugi voleva mostrare ai suoi amici la preziosa carta del nonno. Nonno, potresti mostrare ai miei amici la tua carta super rara? Carta rara? Vuoi dire la mia carta speciale? Per favore, per favore. Come posso rifiutare? Ragazzi, preparatevi per una bella sorpresa. Di solito non mostro questa carta a nessuno. Pronti? Eccola qui, il drago bianco occhi blu. Così rara e così potente non l'ho mai lasciata andare via dalle mie mani. Peccato che questa carta occhi blu è diversa dalla classica prima edizione di occhi blu. A me piaceva quella classica, non questa qua nuova. Comunque vabbè. Questa carta non ha prezzo, ce ne sono solo 4 in tutto il mondo. Improvvisamente un loro compagno di classe entrò nel negozio. Il suo nome era Seto Kaiba, il giovane CEO della Kaiba Corporation. Aveva trovato la carta che stava cercando. Nomina un prezzo per il drago bianco occhi blu. Posso pagare qualsiasi cifra. Mamma mia, 100 milioni di euro. Sono sicuro che potresti pagare qualsiasi cifra, ma questa carta vale più per me di quanto tu possa mai offrire. Vecchio e sciocco. Kaiba si precipitò fuori dal negozio del nonno. Il gruppo era inquietato dall'ossessione che Kaiba aveva per la carta drago bianco occhi blu. Il giorno dopo, quando Yugi tornò al negozio con i suoi amici, non riuscì a trovare il nonno. Quando il telefono squillò, Yugi scoprì che Kaiba aveva rapito il nonno e lo aveva portato alla Kaiba Corporation. Yugi e i suoi amici si precipitavano alla Kaiba Corporation e trovarono il nonno sul pavimento sconfitto. Nonno, stai bene? Yugi, ho fallito. Volevo insegnare a quel ragazzo una lezione sul cuore delle carte, ma ho perso. Nonno, come stai il vecchio, eh? Kaiba, maledetto, che cosa hai fatto? Abbiamo fatto un duello, tutto qui. Ognuno di noi ha messo in ballo la nostra carta più preziosa come premio. Ma ovviamente il vecchio non può competere contro un vero campione. Kaiba, dovresti vergognarti di te stesso. Guardate il premio che ho vinto. Kaiba mostrò la carta drago bianco occhi blu, dopodiché la fece a pezzi. La carta più preziosa del nonno. La carta drago bianco occhi blu è una carta rara e potente, e questa non potrà mai più essere usata contro di me. La mia carta drago bianco occhi blu, il mio tesoro. Nonno, resisti. Come hai potuto fare una cosa simile? Yugi, prendi questo. Yugi, ho costruito questo deck, ho messo la mia anima dentro queste carte e ti ho insegnato tutto quello che so. Prendi il mio deck e insegna a Kaiba rispetto per il cuore delle carte. Ok, nonno, lo farò. Sei pronto a giocare la nerottolo? Kaiba, il gioco è finito. Oh, il faraone. Kaiba fu colpito alla sprovvista. All'improvvisa trasformazione di Yugi sembrava che fosse diventata una persona diversa, più forte e sicura di sé. Kaiba, preparati a duellare. Ok ragazzi, quindi andiamo a farci il nostro deck, che dovrebbe essere... dove sta? Allora ragazzi, utilizzeremo in questo caso l'Exode proibito. Qui ragazzi ci sono tutte le carte proibite in assoluto sul mio deck. Come chi lo sa, ci sono carte proibite che potremmo utilizzare come Sangan, Strega della Foresta Nera, Risuscita Mostro, Anfro della Vita, che massimo magari c'è un limite di una carta, addirittura proibite, Carità Gentile e tanto altro. Comunque noi già abbiamo un pezzo di Exodia, va benissimo. Allora, posizioniamo Sangha dei tuoni, Sangha. E concludiamo il turno. Certo che è cambiato un pochettino rispetto all'altro Yu-Gi-Oh! In cui ci giocai 3 anni fa. 3-4 anni fa, se non mi ricordo bene. Ok, chi ha evocato Ascia da Guerra? Ah, è vero, dimenticavo. Dovrò cambiare musica. Ok, riprendiamo il gioco con la musica adatta per il duello.
Allora, visto che mi ha sconfitto, mettiamo un bel pomodoro mistico, va. Non prendo subito i pezzi d'exodio perché mi serve anche per difendere, logicamente, sennò qua mi potrebbe sconfiggere. Quindi usiamo pomodoro mistico in posizione di difesa. E volendo possiamo utilizzare carità graziosa. Allora, mettiamo fuori Sangan. In questo caso buco nero. Soldato pinguino ci potrebbe essere d'aiuto. Allora, un altro pomodoro mistico, eccolo qui. E lo mettiamo qua. Spostiamo il pomodoro mistico in posizione di difesa e come vedete ragazzi abbiamo Exodia proibito, braccio destro e braccio destro, due bracci destri, quindi mi conviene togliere questo qua quando pescherò carte in più. Però visto che ho due mostri dell'avversario che mi stanno attaccando, metterò soldato pinguino e così mi potrò difendere senz'altro. Mi sa che nel prossimo turno avrò strega della foresta nera, così posso pescare il braccio sinistro di Exodia. Attaccato, utilizziamo di nuovo il pomodoro mistico e mettiamo la strega della foresta nera qui, perfetto. Possiamo prendere il braccio sinistro, quello che ci serve. Ok, prendiamola. Quindi, ok, abbiamo Ampra dell'avidità e peschiamo due carte. Questa qua lo desideravo nel mio deck, ragazzi, che non c'era modo per metterlo perché era proibita. Però qua, grazie, giocando a PC si può fare tutto. È veramente tutto. Allora, abbiamo braccio sinistro, gamba sinistra, braccio destro. Praticamente manca la gamba destra e ha finito il duello. Quindi mettiamo, possiamo fare così, ragazzi, semplicissimo. Evocare strega da foresta nera. Attaccare. E così possiamo mettere il suo effetto e prendere la gamba destra che ci manca. Eccola qui. E abbiamo concluso il duello. Guardate un po' che scenata. Guardate un po' che scena. Mamma mia, su il primo Yu-Gi-Oh! Non c'era Exodia Duelist, invece questo qua, Link Evolution, c'è la scena di Exodia, mamma mia. E abbiamo vinto contro Seto Kaiba. Kaiba, tu giochi solo per il potere e per questo che hai perso, ma se giochi con il cuore non c'è niente che non potrai fare. Il risultato del duello si diffuse rapidamente. Un misterioso uomo con un occhio solo apprese la notizia della vittoria di Yugi, cioè Pegasus. Non so se ve lo ricordate. Eccolo lì, Kaiba è stato sconfitto in un duello, devo sapere di più riguardo a Yugi Muto. Questo personaggio, Maximilian Pegasus, ha un deck mondo animato che è molto molto carino. Ok ragazzi, spero che questo video di Yu-Gi-Oh! Link Evolution vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se continuare questa serie, io spero di sì perché è una serie che a me piace tanto portarvelo sul canale. E quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando superiamo 50 like. Per il prossimo video, se mi fate vedere che abbiamo superato i 50 like, vuol dire che la serie di Yu-Gi-Oh! Vi piace molto. Quindi ci spero tanto. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non mancate. Ciao!